Buonasera ragazzi e benvenuti a Cinepatia. Questa sera parliamo di un attore che dagli inizi apparentemente di basso valore anche a causa di quello che insomma, è stato il suo ingresso a partire da un certo cabarettismo, eccetera, è arrivato a fare dei film che si sono resi anche protagonisti di una certa critica alla civiltà americana e a Hollywood che lo ha fatto allontanare, oltre a dei dettagli umani non di secondo piano. Parliamo questa sera di Jim Carrey e ne parliamo come al solito con Alessandro Ponziani con noi. Buonasera Alessandro, grazie per essere Ciao, con noi. ciao, buonasera a te e buonasera a tutti quelli che ci seguono, chiaramente, sempre, che sono Allora, sempre tanti e sono appassionati. esatto, e vedo infatti che anche in relazione, insomma, alle domande, ai commenti che fanno, sono molto contento Sì. e questa sera vi raccomandiamo, mi sento di raccomandare per entrambi la puntata perché qualcuno potrebbe pensare, ma Jim Carrey, insomma, Ace Ventura, scemo e più scemo. Il problema è che, ragazzi, io spero ovviamente che non vi siate fermati a quei film lì, ma nel periodo della maturità Jim Carrey ha interpretato, anche grazie ad alcuni sceneggiatori e registi importanti, tra cui Milos Forman, per esempio, per dire un nome, insomma, che non è di poco valore nella cinematografia, ha interpretato dei ruoli veramente pesanti, o no, Alessandro? Dacci un'introduzione su questo personaggio, eh. Sì, hai detto benissimo tu, mai fermarsi alla parte apparentemente poi più superficiale della carriera di un attore, perché comunque Jim Carrey viene, e qui secondo me sta venendo sempre più fuori il discorso dell'origine della comicità di questi attori, viene sempre più fuori un contesto drammatico. Non c'è niente da Esatto. fare, cioè la loro genialità è inversamente proporzionale alle condizioni disagiate che spesso hanno vissuto. E lo dicevamo di appunto tanti attori, non solo comici, hanno avuto infanzie purtroppo problematiche, vuoi per problemi economici, vuoi per problemi familiari, comunque è stato il substrato dal quale poi è nata la loro bravura. Direi quasi che hanno attinto da quello, e Jim Carrey, mai come in questo caso, ha attinto, diciamo, alla sua vita per potenziare la sua comicità, secondo me, perché purtroppo lui veniva, no, purtroppo veniva da una famiglia unita, perché lui ha sempre detto che i genitori lo hanno appoggiato nella sua, nel suo desiderio di fare il comico, di sfondare, però avevano dei problemi economici, perché il padre purtroppo perse il lavoro. Lui è canadese, Jim Carrey, e da Toronto si dovettero spostare perché purtroppo il padre perse il lavoro e ne dovette trovare un altro. Poi lo trovò in un'acciaieria. Quindi, per Jim Carrey, vedere il padre che comunque si impegnava per mandare avanti la famiglia era importantissimo. Lui disse: mio padre era un eroe. Perché? Perché trovò subito trovò lavoro per aiutarci, e per me era il miglior lavoro del mondo lavorare in acciaieria a quel momento. Però da un altro punto di vista mi rendevo conto che io volevo fare altro, non volevo essere incastrato in quella vita, anche se ammiravo mio padre, attenzione, l'una cosa non esclude l'altra. Allora lui appunto dopo un po' si trasferisce perché comunque per fare il tipo di carriera che voleva fare lui era necessario che si trasferisse a Los Angeles in quel momento. Si trasferisce nel 79, fa le prime comparsate, no? Negli show, nel Carol Burnett Show, che era uno Certo. show appunto, tu ti ricorderai, pensa che Carol Burnett è ancora viva ed è Ah, una leggenda. È una ok. grande attrice che faceva però anche molto TV, e lui fece un'apparizione. Poi alla TV dei ragazzi fece un'apparizione.
nell'84. Questo secondo me è importante perché lui ha molta attinenza con la TV dei ragazzi, se tu ci pensi. La sua Sì. comicità è molto, non so se sei d'accordo, spesso infantile, ma nel senso buono Sì. dello stupore, soprattutto. Quando lui faceva le imitazioni al liceo, e anche qui ce l'ha in comune con altri comici, no? Questa cosa con Sì. Sì, Gigi Comincci. esatto. Era talmente bravo che pensa gli diedero 15 minuti solo per lui al giorno per Sì, intrattenere i suoi compagni. esatto. Incredibile. Sì. E questa è una cosa che Quindi. va indietro fin dai primi tempi scolastici, che ha superato anche dei tentativi di approdare al Saturday Night Live, dove venne, insomma, non venne Non preso, venne no. ma comunque, insomma, tra l'altro approdò quasi subito a fare anche delle imitazioni. Tipo il Fire Marshal, il pompiere Bill, che venne anche criticato a causa del fatto che teoricamente poteva indurre i giovani a imitare dei comportamenti che di sicurezza non avevano nulla, ma insomma si è presentato Certo. subito per andare a stigmatizzare anche una seriosità. Ecco, sembra quasi un discorso un po' alla Totò, no? Al di là dell'origine, come hai detto giustamente tu, che è problematica, quell'andare a stigmatizzare i comportamenti anche un po' troppo seriosi di un popolo e quindi tirarne fuori delle maschere che siano, come dire, estremamente diffuse e accettabili da una larga parte della popolazione. Così poi andò a imporsi effettivamente Jim Carrey. Sì, perché come hai detto tu, hai fatto bene secondo me a citare Totò, perché Totò veniva dalla povertà, Totò Esatto. veniva dalla guerra, eppure per lui quel substrato è stato fondamentale per diventare un genio, perché ha voluto con la risata combattere la povertà, banalmente, o non banalmente, perché insomma non è un concetto banale, è un concetto molto... molto bello, molto interessante perché molti critici, molti comici sono diventati tali perché nella loro vita stavano male. Esatto, Ok? Cioè, esatto. Totò, lui aveva dei problemi. Un altro grande attore che purtroppo non c'è più, che è Robin Williams, per Eh esempio, sì, esatto. che addirittura era amico di Christopher Reeve, un altro attore che non c'è più, e condividevano le spese della camera dell'università. Quindi per dire, no? Sì. È una cosa molto che lega tutti questi grandi attori, perché secondo me Jim Carrey è un grande attore. Poi, dopo queste comparsate, come dicevamo pure noi, lui ha avuto il primo grande successo con un film che forse chiaramente non è il miglior film che ha fatto, No, che è Ace decisamente Ventura. Ok, no, esatto. però ha creato un carattere. Adesso, al di là del film in sé, ha creato il carattere di questo detective degli animali, questo pet detective, appunto. E basterebbe la scena iniziale di quando lui prende a calci quel pacco che deve portare a quel tizio, no? Quel tizio allucinante, gli porta sto Sì. pacco con dentro una roba tutta rotta. Ma glielo porta perché vuole salvare al cagnolino che questo qui sta praticamente sta facendo vivere male, vuole salvare un cane. Quindi il film, poi questa è Missione Africa dove c'è quel pezzo del cerchio con gli aborigeni che penso io mi sono piegato in due, ma al di là della comicità molto scatologica, insomma, questa è molto elementare Sì. Sì. all'inizio, lui però ha subito un'evoluzione. E chiaramente questi gli sono serviti questi due film per sfondare. E in effetti è andata bene perché nel 94, mi pare, lui ha fatto questi due Ace Ventura, ma poi ha fatto The Mask, che per me è un Esatto. film incredibile. Sì, Cioè, sì, sì. è un film dove gli effetti speciali sono quasi al servizio suo, non il contrario, Sì, perché esatto. lui fa questo timido
Stanley Ickes, che con le donne non riesce ad ingranare, fa un lavoro tutto sommato un po' grigio, no? Ma con questa maschera diventa un altro. Lui infatti ha detto, io sono così nella vita, devo mettere una maschera per essere veramente qualcuno. Quindi, voglio dire, quello che faceva sembrava comico a buon mercato, ma non lo era mai, no? Esatto, esatto. Bisogna considerare che, come fosse una piaga familiare o addirittura professionale, la depressione che purtroppo ha accomunato alcuni personaggi che tu hai citato e anche l'ultimo che noi abbiamo trattato, insomma, in ordine di tempo, John Belushi, ovviamente con tutte le considerazioni e le differenze del caso, già The Mask è un film che parla ovviamente per metafore sulla realtà, non è un film... è un film che secondo me proietta quello che Jim Carrey farà in una serie di film dopo in termini di maschere e di interpretazione, perché poi la carriera di Jim Carrey, fra virgolette, a buon mercato, potremmo dire che finisca con due film, insomma, con Scemo e più scemo, correggimi se sbaglio, peraltro come mi dicevi tu giustamente prima del backstage, con un Jeff Daniels che è un altro grande attore, ragazzi, indipendentemente dalla loro clownesca interpretazione, che va a voler quasi inserire una sorta di comicità alla Monty Python, comicità inglese in suolo americano, che sostanzialmente va poi a esagerare di più. E poi c'è uno iato che viene proposto dalla sua partecipazione, insomma, a Batman Forever, in cui evidentemente partecipa a una parte che è ancora molto clownesca, pur essendo in ambiente fantascientifico, tra l'altro, insomma, con un cast non da poco, esatto. E poi, se tu sei d'accordo, io direi che lo spartiacque, anche in un ambiente che ricorda un po' i nostri Jack Lemmon e Walter Matthau che vediamo nella presentazione di Cinepatia, arriva un po' con il rompiscatole, no? Con lui e Matthew Broderick, della regia di Ben Stiller, che insomma è il tecnico che non vorremmo mai avere, no, ma che ci dà la rappresentazione esatto, di come può essere l'essere umano, o sbaglio? Sì, perché secondo me qui viene fuori il suo lato dark, già, esatto, il suo lato scuro. Però se posso dire una cosa soltanto su Scemo e più scemo. Certo, Scemo come e no. Più scemo convivono, come hai detto tu giustamente tu, queste due interpretazioni, che sono due vere interpretazioni, perché Jeff Daniels ha fatto qualcosa di travolgente, insomma, ha fatto una serie di film molto belli, negli anni '80, pure dopo, Voglia di tenerezza, è un grande attore. Sì. Jim Carrey uguale, dopo farà dei film stupendi, poi ne parleremo. Qui convive pure una vena un po' scatologica e goliardica, perché ci stanno delle scene, obiettivamente, in Scemo e più scemo, che tu ridi di pancia, tipo quando loro stanno in questo camioncino a forma di cane, lui deve fare a pipì, Jeff Daniels non si ferma e lui alla fine la fa dentro la macchina, col poliziotto che poi li ferma, gli ha detto: ma non è che vi siete bevuti qualcosa? Quindi insomma, voglio dire, ci sono una serie di scene in Scemo e più scemo, e anche in Io me Irene, dei Farrelly, perché i Farrelly sono così, hanno fatto pure Tutti i pazzi per Mary, fanno convivere lo schifo con una comicità invece più sofisticata. Ci sono entrambi gli elementi. Qui, per esempio, c'è una scena che ogni volta che la vedo penso che mi sento male, quando lui sta con René Zellweger, si prende una cosa che gli paralizza la bocca,
Sì. Bellissimo. Sì. Che sta là, arrivano altri poliziotti, se girano tutti rimangono così perché a lui si è paralizzata letteralmente la bocca, gli si è aperta e gli è diventata bianca. Quindi... Sì, sì, esatto. Voglio dire, ci sono una serie di scene in questi film che hai citato, e comiche, però è vero, loro a volte sembrano impassibili, sembrano quasi keatoniani, se mi passi, quasi alla Buster Keaton. Sì. Cioè, addirittura quasi non ridono, quindi c'è sia la risata quella facile che quella meno facile in questi film. E poi per arrivare invece all'evoluzione, come hai detto tu, perché lui creerà questo personaggio di uomo dimesso che poi diventa esplosivo, però sì, si ribella, esatto, quindi lo farà in bugiardo poi lo diremo in bugiardo dove è costretto a dire la verità con effetti proprio che vabbè, beh, dice delle cose, se ha una persona un minuto prima gli ha detto sei vestita bene, il minuto dopo gli dice fai schifo, quindi per dire, però sì, non lo so, anche lì c'è un discorso sulla sincerità nella società. Infatti ti stavo per dire, secondo me lui è stato finora, e confido che ancora ci darà del filo da torcere, è stato in grado di portare una serie di patologie personali nella società e patologie sociali che si instillano nell'uomo in maniera molto, molto trasparente, alle volte argomento per argomento, alle volte per somma di argomenti. Però visto che tu hai già fatto un salto in avanti a quello che è io, me, Irene, no, ma ci mancherebbe, io, me, Irene, insomma, lì veramente la dissociazione viene affrontata con la leggerezza giusta per poterla far effettivamente apprezzare e analizzare anche da un pubblico che probabilmente non lo avrebbe considerato. Cioè bisogna, io do un grande merito, non uno solo, ma do un grande merito a Jim Carrey, che secondo me è in grado, con la leggerezza, con la plasticità e con la sua vena vignettistica, di tirare in ballo argomenti pesantissimi della società in cui viviamo e metterli, cioè come dire, metterli su un piatto anche per tutte quelle persone che non è che non siano in grado di trattarli, ma che probabilmente volterebbero pagina, no? Se stesse parlando di un giornale, non sei d'accordo con me, Alessandro? Sì, perché io penso che il problema sia che lui li fa venire meglio fuori questi, esatto, problemi, proprio con la comicità. Cioè, voglio dire, parlare di sdoppiamento di personalità, di depressione, di mancanza di sincerità nella società odierna, e non solo, pure di quella di prima, volgarità, finzione, ipocrisia, lui lo fa tramite appunto questi film. In questo film infatti hai fatto bene, Liar Liar, se uno ragiona sul titolo, bugiardo bugiardo, è lui il primo bugiardo nel film all'inizio, certo, perché per esempio dice al figlio passeremo tanto tempo insieme e invece non ce lo passa mai, sta sempre a lavorare perché è ambizioso, è un finto padre che in realtà è un ambizioso uomo d'affari. Con questo giochino del film si ribalta questa situazione e diventa più padre e meno stronzo ambizioso, perciò il figlio lo rivaluta e lo riapprezza come padre. Quindi tu vedi che, ridendo e scherzando, lui fa passare dei concetti fondamentali. C'è una scena in Bugiardo Bugiardo che secondo me veramente è da piegarsi in due, ma anche emblematica in questo senso. Quando lui difende quella tizia che vuole a tutti i costi i soldi, no? Sì. E vuole Jennifer Tilly, sta là, la difende e alla fine glieli fa prendere i soldi, però poi si rende conto che lei è peggio di lui, perché sì, si vuole prendere pure i bambini, i bambini, sì, se li vuole prendere perché così prende altri soldi, esatto, e lui la guarda e gli dice io ti ho fatto vincere, ma tu adesso stai mettendo in difficoltà un
padre, che sarebbe il padre di questi bambini, che vorrebbe veramente stare con loro. Tu lo fai solo per i soldi. Quindi tutto questo per dire che sono film non innocui, come si potrebbe pensare, mai innocui, perché con la risata fanno passare dei concetti fondamentali. Lui li voleva far passare, per questo curava le sue interpretazioni, cura in maniera così maniacale, no? Perché, come giustamente hai detto tu di Belushi, niente viene dal nulla, c'è il lavoro dietro. Esatto, esatto. Anche Jim Carrey, perché quando ha fatto, non voglio fare un salto in avanti, ma per far capire, penso a tutti, certo, è necessario, i ragazzi che ci seguono, Man on the Moon, esatto, lui si faceva chiamare Andy, sì, sul set, perché Andy Kaufman era il suo mito e voleva non interpretare Andy Kaufman, ma essere, sì, Andy, essere Kaufman, lui, sì, esatto. Che è un'altra cosa. Sì. Penso, non so se sei... Sono assolutamente d'accordo, sì, assolutamente. Cioè, voleva fare qualcosa di più, omaggiarlo è poco, voleva proprio... Voleva, forse... voleva sovrapporsi alla sua vita, sì. Bravo, sì, secondo me sì, perché poi Andy Kaufman forse andrebbe trattato perché era un comico molto cattivo, eh? Sì, 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 è un personaggio che sarebbe degno di una puntata, anche sicuramente un personaggio molto, molto poco conosciuto in Europa e in Italia in particolare, ma insomma sarebbe degno di essere trattato. Sì. Faccio una pausa perché ti dico una cosa, così poi taglio il video. Tira, sì, un po' giù lo schermo, Alessandro, perché sei sempre praticamente col mento tagliato. Così? Ok, meglio. Così? Ok, sì, così so, adesso mi faccio anche un segno, così so dove posso tagliare, lo recupero, okay, subito. Ok, adesso parto che andiamo con The Truman Show, va bene? Così andiamo al centro, perfetto, va bene? Sì, sì. Okay. Allora. Perfetto. La svolta probabilmente della carriera, almeno universalmente, ma insomma un film che probabilmente meritava un Oscar in tanti, tanti aspetti, soprattutto per l'aggressione che fa, anche provenendo ovviamente da ambiente, no, della fantascienza di Philip K. Dick e da quello che sono gli show odierni alla Grande Fratello, che però ha delle risultanze umane clamorose, è The Truman Show, insomma. Truman, in questo caso, il personaggio di Jim Carrey, è probabilmente la svolta, non lo so, io lo ritengo un po' la svolta della carriera di Jim Carrey, per molti aspetti. Pure io, prima di tutto perché il regista Peter Weir è un genio, perché veramente ha fatto dei film tra Un anno vissuto pericolosamente, Master and Commander, piuttosto che L'attimo fuggente, voglio dire, insomma, è veramente un grande regista. In questo caso il film ormai è agli atti come profetico. Esatto. The Truman Show negli anni 90 ha anticipato quello che poi abbiamo vissuto nei 2000. Punto a capo. È stato un film che ha fatto da Nostradamus, se mi passi l'espressione, visto che quest'uomo vive una vita che lui capisce essere finta, perché lo capisce, sì, vive in una realtà che gli puzza di bruciato, con una moglie troppo perfetta, un amico troppo perfetto, una città troppo di plastica. Secondo me nel film c'è una scena molto emblematica a questo riguardo. A un certo punto lui se ne rende conto, capisce, dopo un po' capisce, perché capisce che da sotto, nella macchina, dentro la macchina, qualcuno lo sta spiando, cioè c'è la cinepresa di Peter Weir che lo riprende dal basso della macchina e lo riprende lui, perché lui sta guardando sotto il, esatto, cruscotto, no? Sì, sì. E lui si rende conto che qualcuno lo osserva, lo spia, lo manipola. Poi, dopo, quando esce, fa una cosa che
proprio per tagliare la testa al toro, entra dentro una, cos'era, un albergo, adesso non mi ricordo bene, e vede un set che si chiude, delle Esatto. persone dietro, con le cime prese. Sì, E anche dice, perché chi è quella? si sta deteriorando il set, tra l'altro. Non dimentichiamo che in The Truman Show c'è anche un riferimento alla Lebensborn nazista, cioè lui è un orfano che viene adottato dalla rete televisiva sostanzialmente per fare questa vita, quindi c'è anche Agghiacciante. un riferimento che va a spostare, purtroppo non di troppo, quello che è la vita soprattutto dei più giovani. Io no, qua non voglio fare non voglio essere ipocrita e dire che è colpa dei giovani o che solo i giovani No, siano in mezzo a questo argomento, certo. perché assolutamente purtroppo non è così. Però la sovrapposizione fra la vita virtuale e la vita reale, come hai detto tu, altro che Nostradamus, cioè oggi c'è Esatto. una incredibile valorizzazione, no? In termini di finta soddisfazione nella vita irreale, eppure, e qua però lui se ne accorge e dà una scossa alla fine del film, perché ecco, Assolutamente rompe proprio esatto. fisicamente una parete. Quindi questa cosa è rivoluzionaria, perché quando lui dà quel colpo per cercare di uscire da sta realtà, da sta gabbia, incontra il creatore che è un grande Ed Harris, Sì. come sempre del resto, bravissimo, altro attore, vabbè, meraviglioso. Ma insomma, voglio dire, in quel momento si rende conto che c'è un set nel set, cioè c'è della gente che lo riprende, lo manipola, e la sua vita non ha nulla di vero. Questa è la cosa agghiacciante. La donna che incontra e di cui sembra innamorarsi è stata messa lì per lui. La moglie a un certo punto fa delle cose assurde, per esempio prende un prodotto, glielo fa vedere a lui e dice: guarda che bello, come se stesse recitando. Lui dice: ma che fai? Che È cosa certo. stai facendo? Sembra che me lo stai vendendo. Ok? Ma è così. È così, Cioè, queste effettivamente. vite che il film ha anticipato in vetrina, di persone che si sentono in obbligo di piangere sui social, di dire sui social che sono contrite, di pentirsi sui social, come se fossero i social il processo, se i social facessero processo e giuria, ok? Sì. Sono agghiaccianti, come lo erano nel film, perché poi a un certo punto lui va dal suo migliore amico, che poi è veramente il suo migliore amico, va là e gli dice, mentre sta lavorando il suo amico: qualcuno mi segue, ho scoperto una cosa nuova. L'amico gli dice: non posso lasciare il lavoro, che poi non è un lavoro vero. Cioè, tu capisci che non c'è nulla di vero, No. è una sovrapposizione, uno scambio quasi, una confusione, che è la cosa più grave, tra realtà e finzione. Secondo me la confusione è la cosa più grave. Questo, che non si Sì. arriva più a venirne a capo, a capire dove finisce la realtà vera e dove inizia banalmente quella manipolata da reality show, Esatto, in The Truman esatto. Show. E tra Perché? l'altro l'accoppiata di anni 98 e 99, qua faccio una sorta di osservazione alla botteguccia dei sigilli, anche se non siamo al giovedì, poi ne farò anche un'altra più avanti sulla persona Jim Carrey. Però l'accoppiata, ragazzi, di anni 98 e 99 ci ha portato The Truman Show con Jim Carrey, con un'interpretazione clamorosa e un visionarismo incredibile, e ci ha portato Matrix nel Bravo, 1999. Ok, bravo, quindi certo, bravo. per chi è, come dire, al di là dell'essere fanatici o no, delle dietrologie, di No, pensare quello che no. si vuole, anche di quello che io di cui ho parlato, insomma, quando ho parlato del lavaggio mentale globale, del controllo dei media, però controllati o non controllati, io penso di sì, ma controllati o non controllati, i media vi stanno dicendo le cose a cui vi vogliono condurre. E ve le stanno dicendo chiare e utilizzando anche quella che è la visione della fantascienza, eccetera. E in 2 anni hanno partorito due capolavori, vi hanno detto esattamente quello che vorrebbero da voi.
quindi riflettiamoci su questa cosa. Bravo, no, Alessandro? no, no, io ti batterei solo le mani perché assolutamente sì, infatti lo volevo citare, ma hai fatto benissimo. Ah, ok, Matrix... ti ho rubato il... No, ti ho rubato, no, sei stato bravissimo perché è così. Matrix è un altro di quei film che ci ha sbattuto in faccia il fatto che viviamo una realtà che non esiste. Cioè, voglio dire, cioè esiste in funzione di chi la manipola. Esatto. Che è un'altra cosa. Cioè, un conto è essere pedine di una vita non tua, un conto è viverla facendo scelte autonome. Allora dobbiamo porci il problema che queste scelte non sono mai autonome. Sì. Quindi, diciamo che Matrix ha portato addirittura all'esempio di quali persone introdotte nella matrice arrivino a essere talmente integrate dal volerla difendere. Ecco, forse c'è un passo in più, sì, non è un passo in più, è un passo diverso, perché in realtà ci portano a riflettere in maniera diversa questi due film, però in due anni queste cose sono state sbattute in faccia, insomma, in maniera abbastanza evidente. Ce ne sono altri di casi nella cinematografia o nella letteratura, è pieno. Però... un altro film che andrebbe secondo me visto assolutamente, che è Rollerball. Andiamo nel cult più cult, insomma, qui. Cioè, Rollerball è un film che nel 75, ancora prima di Matrix e di Truman Show, cosa proponeva? Il pane e circenses di questo sport, dove c'era un eroe, Jonathan, interpretato da James Caan, che purtroppo è morto, riposi in pace, ma faceva questo eroe di un gioco che non era un gioco, era dato in pasto come gioco. Sì. Fungeva da droga, da modo per ottundere i sensi degli spettatori, che poi però alla fine incitavano Jonathan. Esatto. Quindi, voglio dire... Beh, guarda che maglietta mi sono messo oggi, non me ne ero neanche, cioè veramente non ci ho pensato, però l'interesse per i contenuti relativi alle popolazioni a cui l'uomo occidentale guarda con interesse e poi va a distruggere tutto, vabbè, a distruggerle. Capolavoro, certo. Capolavoro di Ruggero Deodato, forse il film più vietato di censurato, sì, una roba... Sono gli animalisti... Sì, qualcosa di incredibile, però ce n'è veramente tante, e da qui praticamente la carriera di Jim Carrey incomincerà a trascorrere interamente all'interno di ambienti che trattano, in questo caso Man on the Moon, un personaggio dal surrealismo comico unico nella storia, che conoscerà poi la malattia, un film insomma veramente tranchant nell'andare a prendere un personaggio che è di quelli che lo ami o lo odi e che cambiano, insomma, la visione dello spettacolo, o no? Assolutamente sì, perché qui viene proprio fuori anche la sua biografia, tantissimo, esatto, secondo me. Esatto. Cioè, voglio dire, lui disse, faccio questa premessa perché secondo me spiega pure l'interpretazione maniacale assolutamente che ha dato in questo film. Lui disse che la madre era depressa, ma lui non ce l'aveva con la madre per questo. Secondo me, in un certo senso, quasi la ringraziava perché ha depotenziato le sue capacità intellettive, questa depressione della madre. Sembra brutto dirlo, però gli ha permesso di accedere a porte della sua identità che non avrebbe mai aperto se la madre non fosse stata così malata. Esatto. La profondità che ha dato in questa interpretazione viene pure da lì, secondo me, dalla sua biografia. Lui, durante il film, la lavorazione, come abbiamo detto, accennato, ha creato l'inferno, eh? Il regista e gli attori, gli altri attori, c'era Poggiamatti, hanno detto che questo set è stato un inferno, perché lui non solo voleva essere chiamato Andy, come Andy Kaufman, ma pretendeva proprio che lo trattassimo come lui, come Andy Kaufman, che era un personaggio rissoso, aggressivo, che prendeva a parolacce il suo pubblico, non lo solleticava, non lo consolava, ma lo prendeva a sberle con le parolacce,
sbattendogli in faccia quanto faceva schifo, quanto fosse piccolo borghese, fosse credulone, fosse manipolato, non in grado di opporsi a questa manipolazione, sbatteva in faccia al suo pubblico il fatto che questo pubblico fosse pieno di marionette. Sì, esatto. Sì. Perciò secondo me lui, Jim Carrey, ha fatto un po' questo, siccome poi l'ha sposato pure lui questo discorso, lo ha portato ad una polemica anti-hollywoodiana. Sì. Ecco. E non è l'unica polemica che ha affrontato, tra l'altro con questo film lui vincerà un Golden Globe, miglior attore, nel 2000, poi arriverà quello di cui abbiamo parlato, che è Me, Myself and Irene, io, me stesso, io, me e Irene in italiano, arriverà, vabbè, un lavoro con Ron Howard, che è un lavoro anche qui apparentemente per i bambini, ma insomma il Grinch però cattivo, eh? Esatto, è un altro molto film in cui la sua vena dark e grottesca viene fuori in maniera efficace, ma sarà un continuo, perché The Majestic è un film eccezionale in cui Jim Carrey va a trattare l'epoca clamorosa della caccia alle streghe, ecco, nei confronti del comunismo, che ha coinvolto decine di migliaia di americani largamente fuori da quelle che erano il realismo, insomma, di questa convinzione, insomma, questo maccartismo americano clamoroso, che riguardava anche personaggi normali oltre che personaggi pubblici come quello interpretato, un altro film che segna il passo, perché Jim Carrey sostanzialmente da qui, poi adesso negli ultimi anni ha ricominciato a fare qualche commedia un pochettino più leggera, però praticamente non ha sbagliato un colpo in termini di pesantezza, e secondo me un film che ha l'aspetto di una commedia romantica, ma che è un film eccezionale, tradotto in maniera indecente, perché Se mi lasci ti cancello è veramente qualcosa di indecente, perché bisogna considerare che il titolo originale, come vedete, è Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il sole eterno delle menti senza una... È un verso, sì, di Pope, credo. Esattamente. Del poeta Pope. Esattamente. Quindi voglio dire, assurdo, un verso settecentesco. E qui ancora una volta abbiamo come sceneggiatore Charlie Kaufman, che è sceneggiatore di qualche filmetto, come Essere John Malkovich, per esempio, o Confessioni di una mente pericolosa, per dirne un paio, ma è un film in cui due persone, per incapacità di gestire la fine di una relazione, di gestire il cambiamento, in particolare prima una poi l'altra, decidono di andare a rivolgersi a una situazione modello atto di forza di Verhoeven, e andare in questo caso non a impiantarle momentaneamente, ma a cancellare i ricordi. E da qui ti lascio il vassoio, come dire, per andare, sì, a dirci qualcosa di questo film. Sì, no, questo è un film veramente incredibile, sorprende a ogni scena. È un continuo di regie, però tu hai fatto benissimo a citare Kaufman, perché il film è quello che adesso gli americani chiamano film cervello, cioè è il film dove tu entri nella mente di una persona con tutti i dubbi del caso, proprio letteralmente, perché a un certo punto loro, lui e Clementine, interpretata da Kate Winslet, si separano dopo che hanno vissuto una bella storia d'amore molto problematica, per carità, e lei si rivolge alla Lacuna, che è questa azienda che praticamente offre un servizio per cui tu puoi cancellare i ricordi
selettivamente della tua storia d'amore, i ricordi che riguardano la persona che hai amato e adesso non hai più. Lei lo fa, lui vorrebbe farlo, ma la sua mente si rifiuta. Questo è, la sua mente rifiuta di cancellare qualcosa che per lui è sempre importante. Quindi c'è una riflessione sulla memoria, selettiva o sentimentale. Lui Esatto. vorrebbe cancellare quei ricordi, ma è proprio la mente che lo rigetta questa cosa, perché l'amore deve, secondo la sua mente, il suo cervello, rimanere, nonostante poi finisca. A che scopo, dice secondo me il film, almeno per come la vedo io, cancellare qualcosa che tanto rimarrà nel tuo cervello? Non lo so. Probabilmente l'incapacità di rendersi conto che rimangono come contenuto creativo di quello che è stato il cambiamento passato e non come una minaccia per la vita presente, che poi è il problema fondamentale della incapacità di gestire il passato, delle relazioni finite, insomma, che minaccia una maggior parte degli esseri umani, ma in questo film viene trattato in maniera veramente esemplare e anche emotivamente rilevante. È un film dove lui tocca dei livelli Strepitoso, di è interpretazione, ragazzi, che strepitoso. chiunque dica: "Ah, oh, ma trattate di Jim Carrey", oppure quando si parla a tavola No, parliamo di Jim strepitoso qua. Carrey. Jim Carrey è veramente un grande attore. Se poi rimane sempre quella leggera patina satireggiante agli angoli della sua bocca, cavoli, secondo me è importante per andare a esprimere alcuni momenti in cui la vita va trattata e va affrontata anche in questa maniera qua. Secondo me è un plus, non è un minus Assolutamente, della ma sua come hai detto, tu hai capacità. detto una cosa secondo me stupenda, il fatto che lui non deve vedere questi ricordi come una minaccia per la vita Esatto. presente, ma come un modo per andare avanti, come uno strumento per vivere. Sì. Infatti lui si rende conto che cancellare i ricordi di Clementine, di questa donna di cui si è innamorato veramente poi, perché è così, non serve a nulla. Perché una volta che l'ha cancellati, perde solo, se li cancellasse, perderebbe soltanto una parte inestimabile dei suoi ricordi. Questo è. Perderebbe Esatto. Ragazzi. soltanto una felicità passata, perché poi lui all'inizio era solo. C'è quella scena bellissima in cui cammina sulla spiaggia e incontra Sì, lei, no? sì, Che con questa sì. felpa rossa gli passa davanti e dice: potrei parlare con lei, però non riesco a stabilire un contatto con una donna da molto tempo, dice lui, no? A un certo punto poi dopo ci parla sul treno che prendono tutti e due e parte la loro storia d'amore, ma quei momenti lui non li può perdere. È inutile che li perda. Lei invece prende una posizione. Lei li vuole veramente cancellare perché però si è sempre sentita un po' sottovalutata in questa relazione. Sì. Cioè lui era sempre un po' giudicante, insomma ci sono altre implicazioni, però comunque a questo poi è molto un livello più intimo dei loro personaggi. Non li vuole cancellare la sua mente, No, questo è. esatto. Ovviamente lui è passato, ragazzi, non ho tirato fuori la copertina, è passato dai film, fra virgolette, un pochettino più leggeri, ma comunque secondo me importanti, con Tom Shady che ha fatto Una settimana da Dio, che ha avuto degli incassi, insomma, abbastanza importanti prima di arrivare a Se mi lasci ti cancello. Poi passerà subito dopo a un altro film, fra virgolette, alla Mesco, alla Grinch, in cui viene fuori un pochettino il suo grottesco, che è Lemony Snicket, una serie Sì. di sfortunati eventi, e arriverà a ritrovare nel 2007 un altro film che rilancia la condizione di essere controllati, in questo caso probabilmente non dal governo, ma da una sorta di consapevole o inconsapevole dipendenza da una numerologia relativa, in Bravo. questo caso, a un libro in particolare. E insomma, E all'ossessione, anche esatto, è qui, perché porta l'ossessione. la famiglia alla rovina per questo Esatto. numero 23, cioè lui legge a
portale per qualcosa d'altro, io credo, no? Quindi, sì. Sinceramente, è anche quello, se posso permettermi, dai. Lui ha fatto un film con Thea Leoni, credo, che si chiama Dick e Jane, Operazione Furto. Okay. Ah sì, certo. Dove fanno appena sta prima. Sì. Bravo, sì, ma sì. Lo dico perché io l'ho visto, mi sono piegato in due, dove fanno sta coppia che rimane senza una lira, tra l'altro è un remake, perché prima di lui l'aveva fatto George Segal. Ah, ok. Altro grande, okay. Grande attore. E lui fa con questa coppia, fanno sti due che rapinano si mettono a rapinare le banche, perché se voi non c'hanno più la lira, qualcosa se la devono inventare per andare avanti. E quindi, travestiti nei modi più, cioè se lo vedi ti vieni in due, si mettono la parrucca, lui si veste da donna, lei da uomo, vabbè, fanno delle cose ai limiti del travestimento, si mettono a rapinare le banche, quindi pure una critica al sistema economico. Non sapevo che fosse un remake, ma si poteva sospettare in effetti. Vedi, veramente, ma ne ha fatti tanti bellissimi, perché veramente dopo Number 23, che è veramente ossessivo, e secondo me lui è assolutamente a livello di interpretare perfettamente questo personaggio, arriva anche Yes Man, che è un altro film che insomma ha avuto una importanza abbastanza, magari ecco, meno pesante dei film che finora abbiamo citato, ma sicuramente è rilevante nella vena relativa anche un po' di quello che è lo scambio della manipolazione della realtà da parte di un essere umano con la sua. Assolutamente sì, perché pure qui viene fuori la tendenza dell'uomo medio a dire sempre di sì. Esatto, appunto. Esattamente. Cioè esatto. A dire sia questo, sia quello, sia quell'altro, e non dire mai no. Esatto. A non prendere mai una posizione e dire di una cosa, io questa non l'accetto, non la voglio. Che è prendere una responsabilità importante che si ricollega poi in maniera traslitterata a tanti dei contenuti che ha portato con il suo cinema. Io qui, prima di arrivare a un altro film che secondo me è molto importante, con un altro attore eccezionale, volevo anche inserire un minuto di considerazione. Tenete conto che negli ultimi anni della sua carriera, e poi soprattutto negli ultimi 10 anni, Jim Carrey ha preso una posizione molto vicina a quella che è la meditazione trascendentale, piuttosto che alle discipline orientali, però lontane dalle estremizzazioni New Age, quindi sempre alla sua maniera, mai in qualche maniera indottrinato. Poi ha preso una posizione estremamente importante nei confronti dei cosiddetti trattamenti sanitari obbligatori che dovrebbero evitarci le malattie. Io lo dico in questa maniera perché tanto capite esattamente di che cosa sto parlando, ma il nostro simpatico algoritmo non ci rompe le palle. Ha preso una posizione in relazione a quello che è lo studio di confronto fra questi trattamenti sanitari e l'insorgenza dell'autismo, anche in relazione a quelle che sono le comunità dei mormoni, che non sviluppano una serie di disturbi che invece sono frequenti all'interno della comunità normale, a quelli che sono i trattamenti relativi alle donne incinte e alla quantità appunto di questi trattamenti in relazione alle malattie che insorgeranno nei bambini. E ovviamente questo, sia in termini di studio e di consapevolezza e di distacco dalla realtà della Hollywood, è per questo che io ho chiamato la puntata un antidivo, perché lui ha veramente parlato in relazione al fatto che lui ha detto quasi tutti quelli, anche in un red carpet tra l'altro ai Golden Globe, una volta ha detto quasi tutte le persone che ho attorno sono praticamente sono dei costrutti, io parlo praticamente con nessuno perché sono dei costrutti, sì, e perché mi sento male in loro compagnia, non perché io li voglia giudicare, ma perché ho la sensazione che la loro vita sia una vita
simile a quella di Truman, di Truman. Certo. Però accettata e difesa. Quindi da questo Infatti, punto di vista ha un credo da Stephen Colbert, sì? Uno di questi show ha fatto il simbolo degli Illuminati, no? Sì, sì, per sì, cui, sì. Secondo lui il simbolo degli Illuminati significava che c'era un'elite che guidava il mondo di eletti. Esatto, esatto. Dire. E la vita di Hollywood era finta, esatto. Non esisteva in realtà. È uno dei pochissimi, se non l'unico, negli ultimi anni che abbia fatto un'esternazione di questo genere, a fronte invece, come ragazzi lo sapete perché tanto gli amici che mi seguono dai tempi di Ground Zero, gli amici che seguono adesso la Botteguccia, gli amici che sono arrivati a seguirmi anche in comune con Adrian e tutti gli amici che spero arriveranno, queste cose in una maniera o nell'altra le conoscono o comunque le approfondiscono, e voi ben sapete quante persone facciano vedere questi simboli triangolari, gli occhi, eccetera, ne facciano di ogni, ma Jim Carrey ha preso le distanze ed evidentemente non è un personaggio hollywoodiano, proprio per nulla, e secondo me questo si aggiunge umanamente alla profondità, ma deriva anche un po' dai film che ha fatto, evidentemente, sì. Perché non può essere un caso, anzi, e da questo punto di vista si è fatto stroncare, si è fatto aggredire, si è fatto criticare per un film su cui voglio assolutamente che tu mi dica qualcosa, Alessandro, perché Colpo di Fulmine con Ewan McGregor è un film, Il Mago della Truffa, è un film che parla di un amore omosessuale tra lui e Ewan McGregor, esatto. Dentro il carcere. Esatto. Sì, secondo me questo è un film dove lui ha voluto sfatare un'ipocrisia, tra l'altro, perché il film è tutt'altro che censurato, perché comunque la storia tra questi due uomini è anche mostrata, insomma, loro due si baciano, voglio dire, è anche molto fisico il loro, la loro storia, ma volutamente, secondo me, perché lui ha preso parte a questo film per sfatare l'ipocrisia, sicuramente anche l'omofobia latente di Hollywood, uno dei tanti atteggiamenti ipocriti di Hollywood, soprattutto. Penso che la sua partecipazione a questo film vada in quella direzione, ha voluto fare questo film dove lui perdutamente si innamora di un altro uomo che è interpretato da Ewan McGregor, in un contesto poi che dovrebbe essere votato al macismo, no? Se tu ci pensi bene, perché questa cosa viene in carcere, certo. Quindi lui mette in crisi anche una certa idea di mascolinità americana. Assolutamente. Dal momento in cui questa love story accade o comunque nasce in carcere, il film si diventa una critica, mi sembra abbastanza ovvio, evidente. Non è che servono tanti giri di parole, diventa una critica a tutta una serie di immagini della mascolinità stereotipate, molto vendibili a uso e consumo dei media, ma pure delle persone. Loro vivono questa storia in un contesto di omaccioni tatuati, che non è questione del tatuaggio, ma per dirti la divisa, certo, del maschio, la divisa che c'è in carcere e che loro sovvertono, e va in direzione questa cosa del film, della tendenza sovversiva della comicità di Jim Carrey. Esatto. Sovversiva a tutti i livelli. Sì. Una comicità che vuole scardinare una serie di stereotipi frusti che non portano a niente e sono fatti per essere smentiti, sì. Soprattutto. E la sua partecipazione sentita a questi film incomincia, come abbiamo detto, da The Truman Show, che lui, certo, accettò tra l'altro di interpretare a uno stipendio bassissimo rispetto a quello che era lo standard, e io spero onestamente che continui. Ha interpretato, io qui adesso siamo arrivati quasi all'ora,
ha interpretato anche un dark crime in cui si è cimentato in un noir. In un, esattamente, esatto, che non era dopo aver interpretato tra l'altro un post-apocalittico The Bad Batch, dove praticamente fa la parte di un muto eremita in una condizione distopica di post-apocalisse, sta sicuramente allargando quasi. E Dark Crimes è un altro film in cui tra l'altro si trasferisce in Europa per interpretare, sì, il suo personaggio, quindi, sì, nell'ultima fase ha sperimentato, spero che continui, perché spero proprio, insomma, di sarebbe... sì. Poi lui ha fatto una serie con Gondry, che è regista di Se mi lascio di cancello, che è una serie molto giocosa, ah, okay, dove si scompongono un po' le idee, si usano nuovi formati, ma che è Kidding, ma insomma Gondry è un regista che quando lui ci ha lavorato in The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, perché mi rifiuto di usare il titolo italiano, Se mi lasci ti cancello, Se mi lasci ti cancello, veramente... lì secondo me si è dato veramente, si è consegnato nelle mani di un genio, perché Gondry è veramente uno che ha rivoluzionato la, sì, forma cinema, sì, un po' perché viene dal videoclip e si vede, ma in senso creativo, cioè il film è pieno di cose credibili, ma nel vero senso della parola, letteralmente, cose che quando tu le vedi non ci credi. Esatto. Cioè, ci sono quelle scene in cui gli attori vengono risucchiati dalla luce indietro, sì, e sono cose puramente da videoclip, puramente, sono sicuramente, hanno quel tipo di creatività lì. Vengono, sì, da lì comunque, sì, penso, no? Quindi, sì, la matrice è quella. E... ragazzi, siamo arrivati, allora io volevo fare un... come dire, un tributo a Jim Carrey, perché volevo, è un po' che non la faccio alla botteguccia, e quindi la faccio stasera, volevo presentare un libro che secondo me è un tributo che Jim Carrey amerebbe, dovesse mai vedere la nostra rubrica Jim Carrey. Questa sera, nella serata dedicata a Jim Carrey, io presento, ragazzi, questo libro, il libro della serata, Grucio e io, Adelphi. Si tratta della autobiografia di Groucho Marx, forse insomma il capo di tutti i clown surreali che siano mai esistiti, e lo trovate in Adelphi, appunto, come vedete. Bello. Ovviamente non vi dovete aspettare un'autobiografia canonica, perché evidentemente si tratta di un personaggio veramente dalla comicità che definire surreale probabilmente esclusiva, anche limitante. Sì. E niente, lo dedichiamo a Jim Carrey, almeno mi viene, sì, da dedicarlo a Jim Carrey, perché sicuramente, insomma, tu prima hai citato anche Buster Keaton, insomma, certo, abbiamo citato Totò, Charlie, tutti questi nomi, certo, possono fare sicuramente piacere a Jim Carrey, considerando che poi lui addirittura, secondo me, ha portato la comicità a un livello di interazione con i drammi sociali o con le piccole nequizie dell'umanità che è veramente degna di nota. E, okay, ricordiamo, se posso, che lui, vai, è stato designato con... anche per, secondo me, per chiudere una bella chiusura con tutti, come, sì, erede di Jerry Lewis. Vedi ed tu. È vero, sì, è vero, perché Jerry Lewis faceva questa comicità basata sullo sconvolgimento facciale, sì, te lo ricordi questo, sì, no? Assolutamente. Dove vai sono guai, mima la macchina da scrivere, quella è una scena, vabbè, leggendaria. Epica, sì. E Jim Carrey l'ha detto, e poi ha conosciuto, che io mi ricordi, Jerry Lewis, e lui ha detto che in realtà è vero, che Jim Carrey è un suo degno insomma alunno, capito? È quindi... qualcosa veramente di degno di nota. Insomma, secondo me Jim Carrey abbiamo fatto benissimo, e spero che possiamo
insomma, che la puntata abbia risvegliato l'interesse anche di chi semplicemente magari per non occorrenza, come dire, era arrivato, certo, non era arrivato a conoscere Jim Carrey come il grande attore che credo, insomma, che entrambi consideriamo. Sì, sempre detto. E niente, ragazzi, io vi ricordo che abbiamo questa sera abbiamo, dopo questa puntata, avrò una speciale segreto, dovrebbe esserci uno speciale a breve, adesso confermeremo anche con un link con Adrian da un amico, e giovedì ci sarà ovviamente la solita puntata della Botteguccia dei Sigilli, che ancora anche questa è segreta. Come al solito, se vi è piaciuto quello che abbiamo fatto, mettete un like e seguite il canale, e ovviamente ci vedremo poi martedì prossimo con Cinepatia, e magari questa volta vediamo di mettere in campo un altro sondaggio. Adesso decidiamo con Alessandro che cosa fare per la, certo, settimana prossima. Certo. Io ringrazio Alessandro per essere grazie stato con te, noi, Teo, come al solito, con la sua grande sapienza e passione, e ringraziamo tutti gli amici, per essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie mille, e alla settimana prossima con Cinepatia, il cinema che non si può non vedere. Ciao ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte.